all'altare col nastro isolante blu. Li attacchiamo il vestito alle tette della sposa col nastro biadesivo. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovo video. So che questo titolo vi ha sconvolto e ovviamente spero che un domani succeda, ma non mi sto sposando oggi. Ma se mai dovesse capitare, credo che potrei trovare questi consigli aberranti. Già ho visto l'immagine di copertina e volevo morire, quindi ho detto guardiamolo assolutamente con loro, anche perché quest'anno ho avuto... no, l'anno scorso penso ancora di essere nel 2021. Ho avuto due matrimoni, diciamo che ho molto presente per vicinanza quali possono essere i problemi di un matrimonio e vedremo quali sono soprattutto le soluzioni geniali per le nozze di 5 Minute Craft. Oh, hell no! Se vi piace questo video fatemelo sapere con un bel like, commentate, ditemi se vi è passata la voglia di sposarvi. Ma prima di cominciare avete l'occasione di supportare il mio canale acquistando le mie tinte labbra senza trucco cosmetics, come questa che indosso in questo momento, che è la numero 2 Intense Nude. Come vedete risalta tantissimo con la mia carnagione, ma se siete più scure avrà l'effetto proprio nudo, e c'è in 5 colorazioni che trovate in vendita su Amazon con spedizione gratuita. Sono completamente biologiche, naturali, quindi ve le potete anche mangiare, non succede niente. Il video in questione è Smart Hacks to Save Your Wedding Day, perché sappiamo che il matrimonio va salvato come quello di Renzo e Lucia. Sadafa! Quindi prendiamo un velo e ci mettiamo. Ovviamente potete sposarvi senza pensare di avere la colla a caldo insieme a voi? No! Che stiamo facendo? Non capisco, è un sacco. Dove infilare i piedi per raccogliere l'abito da sposa per andare in bagno. Allora, questa forse in effetti è l'unica cosa che non ho visto da vicino, cioè non ho mai accompagnato la sposa in bagno, quindi spose, chi si è sposato, chi ha assistito a questa scena, ditemi se effettivamente c'è una soluzione o questa cosa potrebbe servire. In effetti secondo me potrebbe servire, è anche carina se la si fa tenere in borsa a qualche amica stretta o la mamma, qualche zia. Questo è un altro problema dei matrimoni, è fanno fare questo sovratacco. Allora, l'idea di base è buona, ma non funzionerà mai, ve ne ho già parlato forse 2 anni fa. La colla a caldo è così morbida, così scarsa, che si fora, quindi avrete questa cosa orribile che è totalmente salita sul tacco e il vostro tacco sarà sprofondato lo stesso. Ancora emergenza bagno, abbiamo detto che il bagno è una cosa proprio, un problema gravissimo dell'umanità. Io parlo troppo, io parlo assai. Cosa ti sembra? Tomb Raider dei servizi pubblici? La sposa con giarrettiera armata di sacchi dell'immondizia e glue gun. Ma non vi vergognate! Ah, sta usando lo stesso trucco di prima, però col sacco della monnezza. La mia risposta è no, assolutamente no. Perché? Cioè, puoi fartelo carino a questo punto, l'avete detto un minuto fa. Anche qui la sposa che non riesce ad entrare in macchina, questa non l'ho mai vista, che addirittura si tuffa a pesce per entrare. Non ci credo. Cioè potete farlo con qualsiasi cosa, pure con sacco dell'Ikea, che a questo punto lo mettiamo nella top 3, al secondo posto, dopo quello mamma mia. Cioè, che poi io posso capire in bagno, cioè questa necessità. Quando sale in macchina, la sposa è vista da tutti, quale sposa vorrebbe infilare un abito stupendo da sogno in un sacchetto schifoso dell'Ikea? Ho avuto difficoltà, sapete che abbiamo avuto difficoltà a mettere questi cavolo di bottoni? E qua suggeriscono con le graffette. Allora, forse potrebbe funzionare in alcuni casi, ma nel caso di quest'estate non ci sarebbe passato neanche un filo d'aria. Guardare la partita di calcio durante la cerimonia penso sia da condanna a rogo diretta. E nessuno che lo prenda a sberle. No, no, fai pure, fai pure. Quindi il trucco non è spegnere il telefono come dovrebbe, cioè, ma incastrare il telefono sui capelli dell'invitata seduta davanti. Per quale motivo ci sei andato? A prescindere dalla situazione, questo consiglio è no, perché io penso che sia un dolore. Volevo provare, ma ho solo una ciocca, ho pochi capelli e questo telefono pesa tipo 0,5 kg. Poi la sposa con le ascelle gialle. Cioè io non so che problemi hanno loro, ma in genere le persone prima di arrivare al giallo, non so quante volte devono aver messo quella maglia. Questo problema non ce l'avranno le spose. Che bella soluzione, cioè il solito pennarello alla
candeggina cancellare il sudore. Vabbè, io sono... Non ho parole. Ecco, questo è un problema che può capitare: macchiarsi l'abito durante la cerimonia. Quindi... Ma è orribile. Fossi in voi, prima andrei in bagno, vedrei se c'è il modo di togliere la macchia, visto che è fresca, e poi lo rovinerei così, perché cioè si alza, si accorcia e vi fa la panza. Ma che razza di consiglio, eh? Io non ho niente da dire. God! Questo trucchetto in una situazione di emergenza potrebbe avere un senso, ma caspita, ti stai andando a sposare, non lo sai, con l'anticipo. Quale sposo andrebbe con i calzettoni rossi a sposarsi? Invece lei che problemi ha? Infilare le scarpe? Ma perché? Voi l'avete capito perché? Io non l'ho capito perché. La sposa se ne va. Anche lei ha la giarrettiera multitasking da Tomb Raider. Con rossetto portafoglio, cipria, fondamentale, ragazzi. Mette l'orecchino e cade... l'aggancio. Allora, se io mi dovessi sposare e mi cadesse la farfallina, penso che chiamerei la SWAT il giorno del matrimonio per trovare quella cacchio di farfallina. Vado all'altare col nastro isolante blu. Mi devono fare venire qua la vena tanta. Che bel mazzo di fiori. Il mio è così piccolo. Quindi mi basta... Ma non è lo stesso di prima. Io ve li metto adesso accanto. Cioè, ditemi se questo mazzolino piegato può essere uguale a quest'altro. Chi volete prendere in giro? Vendono le torte così su internet. Costa 1000 euro. Si sa. La torta è cara. Sapete che in America, comunque in Inghilterra o in altre parti del mondo, vendono le torte al supermercato, fresche? Non so se hanno un buon sapore, però questo è un modo economico per fare una torta nuziale. Magari fa schifo di sapore, però esteticamente è carina, quindi dai, questo glielo lascio passare, perché comunque non è che tutti hanno la possibilità di spendere 1000 euro di torta, perché no? Uno si mette di impegno. Ah, bellissima con i fiori freschi. Poi... ah, questo è un problemone. Io vado sempre di cerotti, invece lei si cambia le scarpe. Sì, però lo stesso, se avete la, diciamo, la bolla, dovete lo stesso mettere un cerotto. Oh, cerchietto. No, non mi piace questa. Non è l'acconciatura per lei. No. Cos'è un tetrapack? Apri e chiudi. Il nastro biadesivo per attaccare le orecchie, cioè tu sei pazza, è quella che dice va bene più pazza dell'altra. Ma ci sarà, esatto, un problema, cioè lei vola, questa situazione è da paperissima. Quindi cade, il nastro isolante è il protagonista di questa puntata. Che sta succedendo? Lei immagina le liti per il bouquet, quindi ne fa tre. Dubito, alla fine è questione di fortuna e questo è il bello. Cioè, il prete con dietro il pallet è fantastico. Il vestito cade. Io ve l'ho detto che il nastro adesivo è il protagonista di questo episodio. Quindi attacchiamo il vestito alle tette della sposa col nastro biadesivo. C'è un matrimonio fatto di cose ingollate. E Draco, ma voi? Ditemi se non è la fotocopia di Draco. E quindi c'è vento? La soluzione è attaccare i magneti al velo della... Ma è orribile, è orribile. Cioè, vi prego, un matrimonio più brutto non si è mai visto. Quale altro problema? Perdere le fedi penso che sia di bruttissimo auspicio. E non riesce a prendere le... Era lì! Era lì! Ma mi sembra logico, quale coppia di sposi davanti all'altare non si ritrova con un aspirapolvere e un paio di collant? A volte voi sottovalutate 5 Minute Craft, vi dà le soluzioni esatte per i problemi più frequenti. Beh, ricordando che suo marito ha praticamente 6 anni e che non sa mangiare, persona affetta da disturbi mentali, lo riveste di pellicola al banchetto nuziale e lui continua a macchiarsi. Ditemi a chi di nuovo torno con questa in mano quando sono in c***o
Ditemi a chi può capitare una cosa del genere. Come salvare le nozze? Rivestire di cellofan tuo marito. Ah, il giorno delle nozze ti accorgi che avevi fatto la ricostruzione circa 40 giorni fa. Ci potevi pensare prima. Ma no tesoro, ci penso io, non è che te la rimuovo, ti faccio un antiestetico refill con glitter argentato di su smalto azzurro, che proprio sei la sposa proprio più fine del mondo. Ora nulla togliere alle nail art, io pure a Natale ero tutta sbrilluccicosa, ma cavolo, una sposa con refill con i glitter non succederà mai, mai, nessun estetista sulla terra farà una cosa del genere. Anche lei le è volato il velo, non lo so, nastro biadesivo a questo punto. Io mi arrendo. 2 hours later. Questa è una cosa che fanno i parrucchieri, quindi stranamente è un trucco normale perché si aggancia proprio all'acconciatura. Poi, cos'è? Ah, è un modo per evitare di bruciarsi le mani con le scintille. Non so, in Italia non funziona perché direttamente ti scaricano una tonnellata di riso e rischi di morire sepolto dal riso, quindi non so, però carino. Lily e Kevin, 300 euro. Ok, il regalo in busta, niente di strano. Non lo so, lo trovo di cattivissimo gusto, la tasca del jeans incorniciata. Care lo sposo? Assolutamente sì, secondo me durante il matrimonio. Cioè, io vedo uomini che dicono no, assolutamente non mi truccare, che schifo. Invece, quelle poche persone che accettano di farsi mettere un po' di copriocchiaie, un po' di BB cream, dicono ah, questo è il trucco? Quindi assolutamente sì, provatelo, in foto venite meglio e ci guadagnate voi, i vostri invitati, la vostra autostima, quindi assolutamente sì, sono d'accordissimo. Succede sempre, questo è verissimo, io mi stavo per spaccare le dita a mettere questi cosini a Filippo, a mio fratello, a mio padre, è impossibile, cadono sempre. Vediamo qual è il trucco che potevo usare. Nastro biadesivo, quasi quasi ci metterei. Non ho capito. Era nastro biadesivo sul serio? Ma guarda, forse a questo punto sì. Quindi questi erano i trucchetti. Ce n'era qualcuno che effettivamente può servire e qualcun altro che non soltanto non può servire, è imbarazzante, ridicolo, umiliante. Sono rimasta scioccata, scioccata. Ma se c'è una cosa che abbiamo capito alla fine di questo video è che nel mondo ideale di 5 Minute Craft, se c'è un matrimonio, si fonda sul nastro isolante. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e su TikTok. Vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!